Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Cartel Curva Nord, buon weekend, iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi su Instagram. Allora, questo non è un video sfogo, potrebbe diventarlo fra un mese, è solamente un'anticipazione e capire alcune cose, capire molte cose. Signor Santo Padre, dirigenza, presidenza e tutti quanti, tutti coloro che fanno parte appunto di questa società, posso sapere qual è la linea di mercato che state seguendo? Perché io vedo gente che sfuma, vedo corazza che sfuma, vedo quello che non ci riusciamo a prendere. È vero, è presto per poter parlare di mercato, ma voglio capire che intenzioni hai. Adesso capisco la situazione, ci stanno di mezzo i Covid, per carità di Dio, tanto di rispetto. Ma io voglio capire che cazzo devi da fare. Voglio capire cosa devi fare. Qual è la tua linea? Che linea adotterai? Ce la farai a portare a casa un colpo di mercato? Perché qua mancano un po' di giocatori tosti, eh? Noi dobbiamo stare 7 mesi là in quell'inferno maledetto della Serie C, eh? 7 mesi! Ma vedendo come stai operando, te lo dico io, non ci credo. Però, sai, voglio essere ottimista. Però a me mi viene tanti dubbi da vedere, tanti dubbi mi vengono in testa, ma troppi dubbi mi stanno a venire in testa. Perché ce n'ho troppi dei grilli in testa che tu non puoi capire. Allora io oggi così mi sono alzato forse strano perché non sto vedendo nulla, non sto sentendo. Sto sentendo nomignoli, nomini, e lì adesso l'ex Juve Stabia, ma sto sentendo poca roba per poter fare una Lega protagonista e soprattutto per giunta vincere il campionato. Lo sto vedendo molto scarso questi movimenti che sento. Non credo che stai lavorando sotto traccia, non penso che sei quel tipo di presidente che lavori sotto traccia o che fai lavorare i tuoi dirigenti sotto traccia. Quindi, dammosi una svegliata, è mattina! Presidente, qua dobbiamo lavorare affinché questa squadra trovi intanto uno. Devi trovare il cerchio di 22 persone in grado di poter fare un campionato da protagonista. E se questo campionato da protagonista non pensi di farlo, è bene che lo dici subito. Perché io non so che intenzioni hai, sinceramente, eh. Io francamente non so che intenzioni hai, che cosa vorrai fare, cosa non vorrai fare, cosa vuoi proporre, perché io qua leggo, chiacchiere, troppa gente che doveva venire, poi non è più venuta, c'è gente che se n'è andata, gente come è giusto che sia, che se ne vuole andare, perché nessuno gli va bene questa Lega Pro, è pure giusto per alcuni, anche se alcuni è da criticare, comunque vabbè. Quindi io mi voglio sapere da te quali sono le tue reali intenzioni. Facci arrivare qualche spiegazione, perché qua io non sto sentendo tutte queste grandi sirene di mercato che ruotano intorno alla C Perugia come mercato estivo. Ci sarà tempo anche fino al 2 d'ottobre, però dammo se la mossa, no? Capisci pure che a un certo momento della situazione una persona vuole anche dei chiarimenti, vuole anche capire fino in fondo dove vuoi arrivare, perché qua io comincio un pochettino a averci paura. Siccome non vorrei restare in Lega Pro per tanti anni, ma vorrei starci massimo 7 mesi, e allora tu adesso è bene che te arzi e dimostri veramente che tu ami il Perugia, che vuoi bene al Perugia, che ami la città e che stai vicino alla città. Questo è l'unico modo che hai. Dacci un po' di scossa, abbi un pochettino di pudore, di aprire la mente,
mano al portafoglio soprattutto, e dimostrare che appunto tu alla Ciperugia ci tieni. Perché noi tifosi ci siamo stancati. Hai visto cosa sta succedendo? Ogni giorno ci stanno striscioni. A noi ancora brucia la retrocessione. Quindi è bene che tu alzi un pochettino le chiappettine e ci dimostri un po' quanto veramente tu tenga al Perugia Calcio, carissimo presidente, carissima società. Adesso non è un video sfogo perché ancora è presto, io aspetterò, però io ti assicuro che se per fine mercato non avrei fatto una rosa all'altezza, stai pur certo che ti vengo qui, ti massacrerò, te lo giuro. Non sarà l'ultimo video che sentirei con questo tono bello tranquillo, perché vedi, anche la mia location è tranquilla, quindi significa che il video è molto tranquillo, molto tranquillo. Ma potrebbe diventare molto pericoloso il mio video, quindi cerchiamo di capirci subito. Fai questo regalo a tutti noi tifosi, lo dico anche per te. Stiamo troppo male, ancora noi ci brucia troppo quello che è successo. Non è difficile da digerire, non è facile. C'è rimasto qua, sul gozzo dello stomaco c'è rimasta quella retrocessione. Vediamo da darsi una svegliata. Raga, condividete il video e ditemi come la pensate. Ciao.